Oh oh oh! Fate i bravi ragazzi quest'anno, altrimenti Babbo Natale vi strappa le palle. Beh, ovviamente intendevo le palle dell'albero. Oh oh oh! Oh Benvenuti in questo video natalizio, ragazzi. Avete fatto i bravi quest'anno? Perché se siete stati abbastanza bravi, quest'anno Babbo Natale vi consiglierà ben 5 videogiochi a tema natalizio da giocare durante le feste di Natale. Ma prima di iniziare questo video, ragazzi, mi raccomando, mettete a letto i bambini perché questo video non è per loro. Avete fatto? Benissimo. Allora è ora di iniziare questa top 5 videogiochi a tema natalizio. Numero 5. Dead Rising 4. 25 dicembre è appena terminato il pranzo di Natale, voi siete più ripieni dei tortellini che avete appena mangiato e tutta la famiglia continua a spillarvi soldi giocando al mercante in fiera. Iniziate a pensare che questo Natale sia un po' un mortorio, come far tornare in vita i morti? Beh, ci pensa Dead Rising 4 a questo, che grazie al suo Frank's Big Package vi farà morire dalle risate facendovi fare cose come uccidere zombie con un pupazzo a forma di Babbo Natale, oppure scassarli di botte con una mazza da baseball contornata di lucine natalizie, o ancora far saltare in aria orde di zombie vestite da elfi grazie a un bastone da zucchero contornato di granate. E se ciò non bastasse, poteste iniziare a investire zombie con una motocicletta a forma di Rudolph. Beh, pensate ancora che Natale sia un mortorio? Numero 4. Hitman. E per questa posizione passiamo a qualcuno che non sembrerebbe poi così indicato per il Natale. Sì, l'avete capito, parliamo dell'agente palla da biliardo, il mastrolindo videoludico, il capellone silenzioso, nel senso proprio che i capelli non te li può far sentire, ovvero l'agente 47, che nella sua trilogia reboot prodotta da IO Interactives sembra essere più in forma che mai. E ogni anno, grazie al contratto speciale Holiday Hoarders, ci immerge nella canonica mappa parigina per impedire che due ladruncoli rovinino la sfilata a tema natalizio. E il bello di questo contratto è che lo possiamo trovare ogni anno su ognuno dei 3 giochi che fanno parte del reboot. I ladri poi si chiamano Marv ed Harry. Un riferimento che al momento non riesco a cogliere. Chi mi dovrebbero ricordare? Marv? Harry? Non mi viene in mente niente. Ovviamente sarà nostro compito diletto durante questo speciale contratto natalizio fermare i due ladri. Cioè, più che fermare, in realtà, uccidere i due ladri. E come canonico oramai per la serie, li potremo ammazzare come vogliamo o usando qualsiasi cosa vogliamo. Sì, esatto. Qualsiasi cosa. Sì, perché per il nostro assassino non ammazzare nessuno a Natale sarebbe come uscire di casa senza gel per capelli. Paradossale. Numero 3. Saints Row 4. Bene ragazzi, adesso abbiamo il gioco considerato il clone cafone di GTA. Sì, perché questo quarto capitolo sembra scritto da Ermonnezza e Bombolo che stanno smaltendo la sbornia. Sembra un misto fra GTA e Matrix dopo che Neo smaltisce l'effetto dell'LSD. Parliamo ovviamente di Saints Row 4, che nel suo DLC How Saints Saved the Christmas, cioè come i Saints salvarono il Natale, ci portano in un mondo dove Babbo Natale oramai è un vagabondo. I cugini arraggiati dell'uomo focaccina ci vogliono far fuori e per salvare il Natale dobbiamo eliminare una brutta copia di Babbo Natale, qui chiamata Babbo Mortale. Tutto questo senza farci mancare il gameplay cafone e matrixiano che contraddistingue la serie. Quindi saranno cafoni, saranno un po' pazzi, ma sono pur sempre i nostri Saints, quindi perché non aiutarli quest'anno a salvare il Natale? Numero 2. Spider-Man Miles Morales. A New York il Natale è quasi alle porte, sono tutti contenti, beh tutti, a parte le imprese di pulizie che devono continuamente eliminare ragnatele da grattacieli, vetrate e uffici. Sì, perché quest'anno New York più che la grande mela sembra la grande tela, perché adesso gli Spider-Man sono due. E mentre Rhino saluta tutti all'interno del centro commerciale, J. Jonah Jameson non vede l'ora di fare gli auguri a entrambi gli Spider-Man. Un inutile, infeda, incontrollata minaccia! Ma quest'anno Peter Parker ha un grande regalo per il suo nuovo pupillo Miles Morales. Sì, perché quest'anno Peter vuole andare in vacanza, a chi vuole lasciare la responsabilità di proteggere la città? Ebbene sì, al nostro Miles. Ma il nostro Miles, anche se un po' preoccupato, ama il Natale. Nessun Natale come un Natale a Brooklyn.
ma purtroppo non fa in tempo a rubare l'ultima fetta d'agnello con un colpo di ragnatela veloce, che già la città chiede di lui. Sì, perché Natale ha deciso di regalare al Neo Spider-Man nuovi nemici da affrontare, oltre che nuovi poteri come il Venom o l'invisibilità. Invisibilità molto utile fra l'altro per saltare la fila e chiedere al commesso quando può acquistare la nuova PS5 per giocare al gioco di Spider-Man, che in realtà sta già giocando, quindi che glielo chieda fa? Beh, comunque sono sicuro che questa avventura saprà tenervi incollati allo schermo per tutto il periodo natalizio, perché fra combattimenti, oscillazioni varie e una New York veramente colorata, questo gioco sicuramente saprà rapirvi e farvi apprezzare come l'ho fatto io, il nostro nuovo Spider-Man di quartiere. Quindi buon Natale, testa di buon Natale, testa di tela. Numero 1. Batman Arkham Origins. Ovviamente ho deciso di mettere in prima posizione la vera chicca di questa top. Sì, perché prima che il pipistrellone venisse accusato dagli abitanti di Gotham di aver portato il Covid dalla Cina, c'è stato un tempo in cui né gli abitanti di Gotham né i criminali conoscevano il nostro Batman. Ed è proprio in Batman Arkham Origins che insieme al nostro amico pipistrello potremmo rivivere il suo primo vero Natale nei panni di Batman. E anche se Alfred spera ancora di potergli tenere in caldo la cena, ecco che Batman sale sul suo Batwing per andare a sistemare le cose giù in città. Sì, perché a quanto pare un uomo mascherato che dice di essere Maschera Nera ha messo una taglia sul nostro amico pipistrello, e non una taglia da poco, ma una taglia da 50 milioni di dollari. Insomma, in questo videogioco il nostro eroe avrà a che fare con super criminali del calibro di Bane, Deathstroke e Pinguino, solo per citarne alcuni. Oltre al fatto che il gioco si svolge totalmente durante la notte di Natale, lo ritengo molto adatto ai fan e non per lui. Sì, perché in questo gioco appare per la prima volta il mio personaggio preferito in assoluto dei fumetti, il villain per eccellenza, il pagliaccio re del crimine. Stiamo parlando di niente po' di meno che Joker. Esatto ragazzi, perché ai tempi non era sconosciuto solo il nostro eroe, ma anche il peggior criminale in cui lui si sia mai imbattuto, che fra una risata di qua e un'esplosione di là darà veramente filo da torcere al nostro Batman. Fatto ragazzi, una delle cose più belle secondo me in assoluto di questo videogioco è che, anche se per pochi istanti, potremo prendere il comando del mio amato Joker in una sezione di gioco che definire malata sarebbe minimizzare il lavoro del vostro psichiatra. Insomma ragazzi, in questo gioco c'è veramente di tutto: azione, un Batman agli inizi della sua carriera che fra l'altro non teme troppo di pestare i criminali, un sacco di problemi e enigmi da risolvere in un primo Natale che né l'uomo pipistrello né voi potrete assolutamente dimenticare. Quindi buon Natale Batman, buon Natale Joker, e mi raccomando Alfred, non ci aspettare alzato. E quindi io la guardo e le faccio: beh cara, non ti preoccupare del tradimento, alla fine sono abituato alle corna, considera che viaggio tutto l'anno cavalcando delle renne. Siete tornati? Scusate, pensavo che il video durasse di più. Che dire ragazzi, spero di avervi dato qualche spunto per videogiocare a Natale. Ma quest'anno siate più buoni anche voi ragazzi, e se volete fare un bel regalo a Babbo Natale, ricordate di lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla jingle bell degli avvisi, così di rimanere sempre aggiornati. Io e Rudolph speriamo vivamente che questo video vi sia piaciuto. Vi aspettiamo per un prossimo video e ovviamente vi auguriamo un felice Natale.